è arrivato il momento di sgomberare questa struttura perché si stava riempendo, ovviamente anche durante l'estate. E così forze dell'ordine con la polizia locale, dopo il via libera disposto dal prefetto di Venezia a seguito del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, sono arrivate all'alba a sgomberare l'ex hotel Capoessa Sottomarina. E adesso stiamo parlando anche con il custode nominato dal tribunale per sollecitare eventualmente la muratura degli ingressi. Quindi qui non deve più entrare nessuno. Uno sgombero atteso da quasi 10 anni, ma a scardinare l'immobilità l'ordinanza del primo cittadino che ne chiedeva la liberazione per questioni di sicurezza e igiene. Ordinanza impugnata dai proprietari, ma il TAR del Veneto ha dato ragione al comune. Di proprietà privata, l'ex hotel a pochi passi dal lungomare Adriatico, meta di turisti, era stato teatro di inestate, di risse, liti, spaccio, danneggiamenti e schiamazzi notturni. Tanto sporcizia. Era parecchio che bisognava che succedesse questo qua. Perché ne sono successe qua di tutti i colori, accoltellamenti. Una mattina mi sono trovato sotto casa qua pieno di sangue per terra. All'interno stranieri, alcune famiglie con bambini e molti lavoratori che vivevano in condizioni precarie, diversi giacigli di fortuna rimossi da Veritas, materassi e bici abbandonate. Questa non è una struttura che è stata occupata abusivamente da delle persone, cioè ci sono i proprietari dell'immobile che hanno ospitato queste persone. Mi dicono che pagano degli affitti, chi 300, chi 450, chi 600. Compito della finanza accertare la regolarità di questi affitti. Trovata una soluzione temporanea per le famiglie con minori, per tutti gli altri residenti fuori comune, il primo cittadino è chiaro. Di certo non possono pretendere nulla dal comune perché non hanno la residenza a Chioggia. Quindi dovranno tornare o presso il comune di residenza o parlare anche con i datori di lavoro per trovare una sistemazione anche fuori dal nostro comune. A Chioggia e a Sottomarina non c'è spazio per l'illegalità. Questo sia un messaggio chiaro anche ad altri privati che pensano che sul territorio comunale possano fare quello che vogliono.